Grazie a voi per questo invito. Intanto questo è un momento di riflessione, è importante. Ed è importante che un momento di riflessione possa essere fatto con tutte le voci possibili. Perché noi non dobbiamo temere di ascoltarci, non dobbiamo temere di avere una relazione profonda. Perché se noi andiamo a vedere quello che è definito il cosiddetto mondo del dissenso, beh, certamente le ambizioni sono quelle di rappresentare non tanto la partecipazione, ma il protagonismo, il protagonismo vero, non la rappresentatività della larga parte del popolo italiano, che diciamo con la vicenda della cosiddetta pandemia, con l'uso politico che c'è stato da parte del potere nei confronti di una voluta divisione del popolo italiano, ha visto sollevarsi dei dubbi e anche dei protagonismi. Questi protagonismi hanno capito, di larghe masse popolari, forse non maggioritarie, ma certamente consistenti, hanno consentito di vedere che il 24 di febbraio il Covid non c'era più. Prima si veniva servito a colazione, a pranzo, a cena, nella televisione generalista, nei talk show, nei telegiornali, e dal 24 si è visto che il Covid non c'era più e c'era la guerra. E al posto dei virologi c'erano gli esperti di geopolitica, al posto dei giornalisti con il camice bianco c'erano i giornalisti con l'elmetto, no? I militari erano un po' più prudenti perché capivano. E anche qui questa larga parte del popolo ha capito la narrazione che veniva data in pasto agli italiani. Ed era una narrazione velenosa, falsa. E si sono aperti tanti occhi. Allora io credo che su queste due battaglie, ma principalmente sul tema della guerra, lo dico, perché oggi noi siamo in una vicenda che fuori di qua non è ancora percepita, ma noi oscilliamo in una forbice di situazione del nostro paese che va dal caso migliore, e pensate cos'è, un disastro economico e sociale di proporzioni mai viste, dal dopoguerra in poi, perché noi saremo a pagare l'energia 4 volte rispetto a quello che lo pagavamo prima, e quindi voi sapete tante piccole imprese non ce la faranno, tante piccole intraprese individuali non ce la faranno, e poi quindi ci saranno milioni di licenziati. Cioè stiamo andando verso un periodo terribile, e questa è la parte migliore. La parte peggiore è l'olocausto nucleare. Io non so se il gruppo dirigente degli Stati Uniti in maggioranza pensi di vincere la guerra atomica, non lo sappiamo. Ma se la guerra atomica ci sarà, l'Europa scompare, perché viene combattuta in Europa. E quindi questo tema della guerra e della pace credo che sia una delle cose salde che ci consente nei territori anche di frequentare parti del popolo che non sono qua presenti. Hanno provato in tutti i modi, col mainstream, con le televisioni, con i giornali, con la rete, a far vedere che in qualche modo c'era un assenso a questa guerra. Non è vero, è falso. La maggioranza degli italiani è contro la guerra. E ci provano in tutti i modi, ogni tanto fanno dei sondaggi, ma se li devono rimangiare, perché scoprono che la maggioranza assoluta, 60, 70, 59, sono contro la guerra. E credo che questo sia il grimaldello che noi dobbiamo cercare, perché usando questo grimaldello sul tema della guerra, della pace, ma oggi della vita e della morte, possiamo rilanciare una battaglia su alcuni temi fondamentali. Il valore del lavoro, indipendentemente che sia da lavoro dipendente o partita IVA o autonomo, quindi il 90% della popolazione italiana. Il tema pubblico di alcuni settori che vanno rilanciati in termini pubblici. La sanità non può essere altro che pubblica, l'istruzione non può essere altro che pubblica, i trasporti non possono essere altro che pubblici, alcuni asset dell'energia e dell'industria del nostro paese non possono essere altro che pubblici o perlomeno condizionati dal settore pubblico. Il politicamente corretto. Noi abbiamo la fortuna, sfortuna, di assistere a un manifesto politico del politicamente corretto. Questo manifesto politico viene dato in pasto al popolo, si chiama Festival di Sanremo. Quello è il loro manifesto politico. E quel manifesto politico culturale, dico io sottoculturale, va combattuto con tutte le nostre forze. E quindi se noi mettiamo assieme tutte queste cose, credo che in questa sala, ma anche altrove, troviamo una maggioranza degli italiani d'accordo. Quindi si tratta in qualche modo di cominciare a frequentarci con un minimo di teoria. Le cose che abbiamo detto sono un'analisi della situazione da cui può divenire fuori una teoria, da cui può divenire fuori una cultura politica vera, non partitica,
politica vera, da cui può venire fuori una proposta e un progetto politico vero. Le leadership, non c'è un partito, non c'è la politica senza i leader. Bene, proviamo a dire che ci deve essere solo ed esclusivamente una leadership collettiva. Forse questo comincia. Che ci siano quelle legittime aspettative anche di leader, no? Però proviamo a dire che se leadership ci sarà, sarà collettiva? Se cominciamo a dire questo, forse cominciamo a evitare, che lo dico con rispetto, che capi e capetti, io sono uno di quelli, no? Si facciano le scarpe, perché se c'è una leadership collettiva c'è un'idea generale che è più avanti, e forse se noi facciamo tutti, non 100 passi indietro, ma almeno uno indietro, e cominciamo a ragionare sulle cose, poi c'è il sistema. Il sistema è chiaro che capisce che è una tigre di carta, no? E che appena verrà, appena il re sarà nudo, pensate, abbiamo dovuto aspettare un Berlusconi a 80 e passa anni per vedere che il re era nudo, perché Berlusconi, quello che ha detto sulla guerra, è una verità che viene detto come dal bambino della favola che vede il re nudo, nessuno lo dice, nessuno ha il coraggio di dirlo, e Berlusconi alla sua età lo dice. Ebbene, noi abbiamo bisogno, dato che questo re è davvero nudo, che il popolo italiano lo capisca. E per fare questo è chiaro che il sistema si difende. Come si difende? Capisce che queste iniziative, da qui può nascere, da qui e da tante altre cose che stiamo mettendo in campo, può nascere qualcosa. E cosa fareste voi se foste il sistema? Cioè quindi la grande finanza, le multinazionali che governano gli stati e la politica? Cerchereste in qualche modo di farli litigare, cercherete in qualche modo, quando è ora, di fare l'elezione d'agosto, quando c'è il rischio che magari qualcuno entri in Parlamento, di attivare tutte le idee, le propagande astensioniste. Con rispetto lo dico, c'è gente che ha dichiarato che l'astensione era un mezzo rivoluzionario per cambiare l'Italia. Io, se ci avessi creduto, oggi aspetterei la rivoluzione. Non l'ho vista la rivoluzione. Può darsi che qualcuno sia davvero in buona fede e abbia pensato a questo. Parliamogli. Può darsi che qualcuno sia solo stato attivato dal sistema. Come dire, riconosciamolo. Ecco, si tratta di fare questo. È difficile? È difficilissimo. Perché noi siamo dentro una società, dentro una gabbia, dove l'io personale viene messo avanti rispetto a qualunque ipotesi di cambiamento strategico. Spesso il pesce puzza dalla testa. Io ho 64 anni. Sono venuto qua a Bologna con la mia 500, dovevo raccogliere qualche consiglio, prima o poi quella macchina ti molla, e mi ha mollato adesso. Io potrei starmi tranquillo a casa a fare altro, o frequentazioni o relazioni, non faccio la politica perché sennò non so cosa fare, mi piace fare un po' di box, mi piace fare giocare a burraco, mi piace andare a vedere il Torino, mi piace fare un sacco di cose, quindi non faccio la politica per soddisfazione personale. Personalmente ho fatto 3 volte il deputato, 1 volta il parlamentare europeo, quindi proprio insomma, come dire, non devo farlo di nuovo, però mi piacerebbe davvero lasciare una piccola traccia, e questa traccia sta nell'irriducibilità di larga parte della società italiana di non farsi schiacciare da questi poteri maledetti. No. Mettiamogliela.